Commissione prosegue le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza urgenza e dei pronti soccorsi in Italia. Avverto che la pubblicità dei lavori nella seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione in videoconferenza sia dei deputati che dei soggetti auditi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Partecipa all'audizione odierna Isabel Fernandez, Presidente dell'Associazione EMDR Italia, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Ricordo che lo svolgimento della relazione, da contenere entro 10 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati alle quali seguirà la replica del soggetto audito. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola alla dottoressa Isabel Fernandez. Prego. Grazie. Posso condividere delle slide? Sì, penso di sì. Sì. Okay. Sì, ok. Benissimo. Allora, io rappresento l'Associazione Mediare Italia, che è una società scientifica iscritta e riconosciuta dal Ministero della Salute. Noi ci occupiamo in particolare di supporto psicologico specialistico in situazioni acute di stress e in situazioni traumatiche. Quindi abbiamo moltissima esperienza lavorando nel setting ospedaliero, in emergenza-urgenza e anche nel pronto soccorso. E in genere noi lavoriamo con supporto psicologico con MDR dopo eventi critici che ci sono spesso in pronto soccorso, come aggressione del personale ed eccessi che sono violenti, prematuri, l'esposizione del personale a denunce per presunti errori, trattamenti prolungati, assurdità, situazioni particolarmente traumatiche che possono generare un senso di impotenza nel personale e la inefficacia del proprio sentire, anche l'inefficacia del proprio operato, e quindi può avere un effetto emotivo molto importante e condizionarli anche per situazioni successive, anche quando ci sono incidenti con molte vittime o disastri collettivi. Qua cito alcune delle situazioni su cui abbiamo lavorato, per esempio a Palermo e a Seriate, dove ci sono state varie aggressioni al pronto soccorso, ai medici, agli infermieri. Abbiamo sempre lavorato in collaborazione con il pronto soccorso, dando appunto un sollievo subito e anche facendo un'attività di prevenzione dei disturbi post-traumatici. I destinatari un po' di questi servizi, diciamo, di psicologia dell'emergenza con MDR in ospedale, è quello di lavorare appunto con operatori in modo da togliere i rischi di una traumatizzazione vicaria, di una compassion fatigue o di stress lavoro correlato. E poi lavoriamo anche con l'utenza del pronto soccorso, familiari, con caregiver. Quindi il nostro lavoro è già stato molto ben strutturato in tanti ospedali negli ultimi anni, dall'azienda ospedaliera universitaria di Torino, Alessandria, al Niguarda a Milano, l'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, a Palermo, alla Villa Sofia Cervello, alle Molinette, al Carenci, a Borgo Roma, l'ospedale universitario Borgo Roma di Verona, quello di Mantova, il San Carlo e San Paolo di Milano, Porto Gruaro, Seriate, appunto a Reggio Emilia. Per esempio all'ospedale in Reggio Emilia c'è stata tutta una procedura, una strutturazione di questi interventi psicologici precoci nel contesto dell'emergenza-urgenza per favorire l'elaborazione di esperienze traumatiche del personale e anche per rafforzare poi la loro capacità e resilienza e favorire appunto e facilitare una comunicazione tra i sanitari, l'utenza e i familiari in modo da prevenire escalation che poi possono portare a delle aggressioni.
Quindi nella pandemia abbiamo lavorato moltissimo con il personale sanitario e abbiamo prodotto anche molti, molti dati che abbiamo pubblicato su riviste scientifiche internazionali e quindi l'MDR si è dimostrato molto efficace come trattamento precoce dopo situazioni così stressanti e soprattutto abbiamo visto che previene il burnout e ovviamente i disturbi post-traumatici. L'EMDR è un metodo evidence-based e anche raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Salute in modo da diminuire, non solo per la sua efficacia, ma diminuire anche in modo significativo i costi messi in bilancio per la cura del personale. Quindi questo è molto importante, molto rapido, breve ed efficace. E questo l'abbiamo visto in pandemia, come dicevo, e per questo che viene anche indicato dall'OMS e soprattutto da varie ricerche che sono pubblicate che dicono che fa diminuire i costi. Quindi, quali sono le attività dello psicologo che lavora con MDR in questi contesti? Non soltanto supportare i pazienti, ma anche sostenere gli operatori e mediare anche nel rapporto tra queste due popolazioni, individuare elementi che producono disagio e tensione nel pronto soccorso, dare supporto ai caregiver, soprattutto nei casi gravi, in casi sociali e soprattutto questo supporto psicologico e sanitario che ho visto che è un tema che alla Commissione sta molto a cuore, in modo da poterli motivare al lavoro e creare una identity building in modo che loro si sentano motivati e parte del loro lavoro e portarlo avanti in un buon clima organizzativo, che questo fa ovviamente affezionare molto di più le persone al loro lavoro, che è già un lavoro che si fa spesso per passione. Quindi non vogliamo che questo venga perso e vogliamo appunto favorire. E facciamo appunto un intervento sulla reazione da stress dopo aggressioni o eventi critici e prevenire escalation su come aiutiamo e insegniamo al personale come comunicare per esempio le bad news in modo da gestire l'emozione dei parenti o dell'altro, in modo da prevenire delle reazioni aggressive o violente o disfunzionali. Quindi il vantaggio è che questo è un intervento molto precoce, si fa a volte basta un solo incontro, subito la persona comincia a stare meglio, a desensibilizzare questa reazione da stress e previene l'accumulo di esperienze traumatiche in modo che a un certo punto la persona non ce la faccia più. Questo non vogliamo che arrivi a questo punto e favorire la resilienza e prevenire altre cose. Questo è uno delle pubblicazioni più importanti del Servizio Sanitario Nazionale Inglese che dice che l'MDR è l'intervento più cost effective per un servizio sanitario perché c'è un buon rapporto costo-beneficio. Quindi il supporto che viene fatto agli operatori è molto pratico, a volte si fa in modo telefonico, si può fare alla fine di un turno, lo psicologo può andare appunto in pronto soccorso. L'importante è poter aiutare questa cura di sé del personale che poi aiuterà, consentirà di assistere meglio gli altri e anche a lavorare in equip in un altro modo. Che è qualcosa che può aumentare la motivazione a continuare a lavorare. Queste sono alcune delle locandine che sono state messe in ospedale per aiutare e coinvolgere e motivare le persone.
Quindi l'idea per promuovere questo benessere e la salute mentale in queste professioni, soprattutto per motivarle a rimanere e a lavorare in un buon clima organizzativo, pensiamo che un'unità di crisi psicologi che dia una risposta immediata, strutturata e coordinata sia fondamentale, perché ci sono anche e soprattutto questi elementi emotivi. E quindi, soprattutto dopo la pandemia, l'abbiamo visto che ha rafforzato queste persone e ha mitigato la loro vulnerabilità. Quindi, le proposte operative, con questo concludo, molto concrete, sono quelle di avere uno sportello dedicato al personale. La cosa positiva è che ci sono già psicologi che lavorano in queste strutture e quindi che ci sono già le risorse all'interno, solo che a volte devono essere formate in modo specialistico per lavorare in questo modo, oppure si possono convenzionare uno psicologo esterno esperto in questo che fa appunto delle ore al pronto soccorso, in modo da, avere questo tipo di ruolo, quindi l'investimento è minimo e ovviamente gli effetti possono essere molto importanti, anche perché sono interventi molto brevi, dicevamo a volte basta un solo incontro di mezz'ora oppure di un'ora oppure due incontri, ma è qualcosa che si risolve abbastanza velocemente se si lavora in termini precoci. Si può anche avere uno sportello per pazienti che arrivano al pronto soccorso con somatizzazione, attacchi di panico, in modo da togliere il carico al personale medico, e quindi questo andrebbe ad alleggerire. È un trattamento, come dicevamo, breve, cost effective, e che permette un risparmio di tempo e di risorse. E quello che possiamo fare anche come associazione scientifica non a scopo di lucro è formare il personale alla comunicazione, al self-care, ma anche formare in modo specialistico gli psicologi che non sono ancora formati a lavorare in questo modo. Però è un modo, come dicevamo, evidence-based, che viene già utilizzato in moltissimi altri paesi e nel pronto soccorso di tantissimi paesi europei. Questi sono anche i miei dati e i dati dell'associazione. Quindi io mi fermerei qui, spero di essere stata nei 10 minuti. Sì, grazie, è stata nei 10 minuti e molto chiara anche come prospettiva di collaborazione all'interno dei pronti soccorso. Chiedo se vi siano domande da parte dei deputati. Mi pare di no, anche perché la sua relazione è stata davvero molto chiara e quindi io la ringrazio per aver voluto accettare la nostra richiesta di insomma, presentare le sue proposte e della sua associazione e dichiaro conclusa l'audizione. La Grazie. ringrazio molto, arrivederci. Buongiorno. Buongiorno. La Commissione prosegue le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione della medicina d'emergenza urgenza e dei pronti soccorso in Italia. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione in videoconferenza sia dei deputati che dei soggetti auditi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per regolamento. Partecipa all'audizione odierna il dottor Ugo Luigi Aparo, referente sanitario Gruppo Medical Line Consulting, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Ricordo che lo svolgimento della relazione, da contenere entro 10 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati, alle quali seguirà la replica del soggetto audito. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola al dottor Ugo Luigi Aparo. Prego.
Dottore, non la sentiamo però. Deve aprire il microfono. Si è alzato. Adesso va bene? Adesso va bene, grazie. Benissimo. Allora, ripeto, buongiorno. Permettetemi di ringraziarvi per l'invito a partecipare a questa audizione su di una tematica così importante quale quella della situazione della medicina dell'emergenza urgenza del pronto soccorso in Italia, che è un'indagine che tratta uno dei settori, come dice d'altro canto il programma che ho letto, veramente più problematici per quanto riguarda lo stato della sanità in Italia. Io sono un direttore sanitario di lunga data e ho anche un osservatorio privilegiato, essendo un membro del subcommittee per gli affari europei della European Association of Hospital Managers, quindi i direttori di ospedale di tutta Europa, che è molto interessante per vedere anche le problematiche negli altri paesi e come le stiano affrontando. In particolare io sono qui come intervento per soffermarmi su una parte del programma in cui viene evidenziata la carenza di oltre 4.500 medici e di circa 10.000 infermieri nel settore dell'emergenza urgenza a livello nazionale. Per quanto riguarda le problematiche del pronto soccorso, nel programma sono molto ben illustrate. Ma tornando a questa carenza, nel programma viene affermato che questa carenza abbia costretto le aziende del Servizio Sanitario Nazionale a ricorrere a soluzioni di esternalizzazione che, sempre parole del programma, vengono descritte come espedienti discutibili perché gravidi di effetti deleteri sull'assistenza e sul clima lavorativo, dovute a competenze incerte dei lavoratori esterni, loro mancata integrazione nel luogo di lavoro transitorio, guadagno di gran lunga superiore rispetto a coloro che svolgono le stesse mansioni da dipendenti. Ora, nel programma, almeno a mio avviso, viene espresso a priori un giudizio chiaramente negativo nei confronti delle soluzioni di esternalizzazione. Mi corre però l'obbligo, nella mia veste attuale di referente sanitario del gruppo Medical Line Consulting, cioè di una società che è dotata di organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001, che ha certificazione di qualità, che ha tutte le competenze necessarie, compreso quello di essersi dotato di un direttore sanitario, di esprimere parecchie perplessità in merito all'obiettività di questo giudizio, che diciamo che non appare proprio esente da influenze ideologiche. Io mi chiedo a quale scopo denigrare quella che è stata una soluzione di fondamentale importanza per garantire l'attività del Servizio Sanitario Nazionale nel corso dell'emergenza da Covid-19 e non solo, e che rappresenta allo stato attuale l'unica soluzione, visto l'esito inconcludente degli svariati tentativi di copertura degli organici adottati, che consente di evitare la chiusura di interi settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, e non solo nel settore dell'emergenza urgenza di cui stiamo parlando adesso, ma anche in ortopedia, ginecologia, anestesia, pediatria, nefrologia, radiologia, e potremmo continuare. E questo soprattutto al di fuori delle grandi città, soprattutto nei luoghi periferici, in cui noi assistiamo a quella che mi piace chiamare una cronica desertificazione medica. E perché, per esempio, etichettare i medici libero professionisti con il termine dispregiativo di gettonisti?
È un'attività a supporto del Servizio Sanitario Nazionale, non è un'attività contro il Servizio Sanitario Nazionale, assolutamente. Se il Servizio Sanitario Nazionale copre totalmente gli organici, questa è un'attività che potrebbe, da un punto di vista teorico, non essere necessaria. Ma se noi vogliamo veramente evitare, in attesa che venga risolta con adeguati provvedimenti, che però, siamo realisti, richiederanno tempo per apportare i propri frutti, la carenza dei professionisti sanitari in atto, non è più accettabile, a nostro avviso, continuare anacronisticamente a contrapporre pubblico e privato. Occorre invece perseguire dei modelli di partnership tra pubblico e privato, anche innovativi, definendo delle precise linee guida per l'affidamento e la gestione che impediscano la partecipazione alle gare pubbliche di soggetti che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle linee guida che dovrebbero essere emanate. E questo al fine di garantire la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e l'erogazione di prestazioni sanitarie di elevata qualità con al centro la persona che necessita di cura. Vorrei farvi qualche esempio. Voglio fare riferimento alle criticità che sono state espresse nel programma. Bene, noi per esempio come società valutiamo con accuratezza i curricula vitae di tutti i professionisti e questi curricula vengono condivisi e ne viene richiesta l'approvazione da parte dei primari, dei reparti e dei servizi in cui i professionisti stessi presteranno la loro attività. La società ha un direttore sanitario che si interfaccia continuamente con i primari e con le direzioni sanitarie per assicurare la piena integrazione dei medici liberi professionisti nel contesto ospedaliero di destinazione. Quindi si cerca di creare un modello di integrazione pubblico-privato al servizio del Servizio Sanitario Nazionale. Un recente esempio di modello di partnership pubblico-privato che vede tra l'altro il gruppo MLC attore protagonista è costituito dall'avvio proprio da poco, dagli inizi di gennaio, del progetto di riqualificazione dell'ospedale di Tortona in provincia di Alessandria, dove al privato sono stati affidati per 5 anni tre servizi: la gestione della degenza del reparto di riabilitazione funzionale, la piattaforma ambulatoriale e il pronto soccorso che è affidato appunto al gruppo MLC. E tutto questo nel pieno rispetto di quanto previsto al comma 5 ter dell'articolo 10 della legge 26 maggio 2023. Questo è un esempio proprio di integrazione tra pubblico e privato all'interno di un ospedale per la riqualificazione dell'ospedale stesso. In conclusione, il ricorso sempre più diffuso allo strumento delle esternalizzazioni da parte delle strutture sanitarie pubbliche, dopo il vano espletamento, ripeto, prima di tutte le procedure amministrative alternative, dimostra che ad oggi le esternalizzazioni sono assolutamente necessarie per scongiurare in alcuni casi la chiusura dei reparti e in particolare del pronto soccorso. Auspichiamo una regolamentazione del settore come prevista dalla legge vigente e ci auguriamo anche un approccio, me lo permetta, non dogmatico e pregiudiziale che ponga veramente al centro dell'attenzione politica gli effettivi interessi dei cittadini. Grazie e sono a disposizione per qualsiasi domanda. Grazie dottor Raparo. Però se lei ha letto anche tutta la relazione, che chiaramente è una relazione introduttiva, e avendo il governo, il Parlamento già affrontato nel decreto legge 34, il cosiddetto decreto bollette, il tema del rapporto con i cosiddetti gettonisti, ma insomma dei rapporti con servizi esternalizzati, sa che il provvedimento parla di una riduzione in rapporto al fatto di dover offrire delle regole precise
Esatto. Non ha impedito o vietato totalmente, però uscire un po' dalla logica che c'è stata fino al appunto al maggio del 2023, in cui ogni azienda sanitaria locale faceva come gli pareva, senza nessuna regola e senza nessuna anche confronto, perché noi abbiamo registrato, come credo lei sappia, che personale con rapporto libero professionale, con personale dipendente, pur lavorando nello stesso luogo, nello stesso posto, nello stesso reparto, insomma aveva uno stipendio molto diverso, e questo chiaramente è un problema che crea delle enormi difficoltà anche ad un sistema che ha bisogno di equilibrio e che ha bisogno, insomma, in qualche modo di realtà. Quindi non c'è nessuna volontà di penalizzare il rapporto con i privati che diciamo rispettano norme, leggi, e che hanno, come lei ha detto bene, rispetto di tutta una serie di normative. C'è il problema di regolamentare però questa situazione in modo da poter non creare ulteriori problemi al sistema servizio nazionale, perché è chiaro che noi abbiamo anche verificato alcuni medici che si sono dimessi e sono andati ad avere un rapporto libero professionale, continuando a lavorare nella stessa struttura ospedaliera. Quindi diciamo una serie di storture che chiaramente vanno modificate. Poi sappiamo bene che per quanto ci riguarda, insomma, il rapporto corretto all'interno di regole precise, con un rispetto delle professioni, sia di medico di lavoro dipendente che di libero professionale, assolutamente ci sarà sempre bisogno nel sistema sanitario nazionale, ma ce lo poniamo in termini di anche di una regolamentazione che sia in grado di poter dare un equilibrio della vicenda. Insomma, questa è un po' la questione che ci siamo posti. È un argomento, come lei sa, che viene utilizzato in questi mesi, soprattutto dal Covid in poi, in molti dibattiti, in molti incontri, in molte iniziative anche legislative. Quindi era opportuno, chiaramente è un tema che dobbiamo comunque all'interno dell'indagine affrontare, e per questo abbiamo ritenuto di ascoltare anche la sua voce in merito appunto a chi svolge questo tipo di attività di lavoro. Beh, io la ringrazio, è un piacere aver sentito queste parole, perché noi ci battiamo proprio per questo, per una regolamentazione, e perché non possono esserci, diciamo, soggetti che non si comportano nella maniera corretta, che possano in un settore così delicato avere un'attività che poi dopo si ripercuote assolutamente in maniera negativa. Quindi grazie, ed è esattamente lo spirito delle parole che avevo detto prima. Sì, chiedo se vi siano domande da parte di colleghi deputati. Mi pare di no, quindi la ringrazio, la saluto, dichiaro conclusa l'audizione. Grazie a voi. Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione della medicina emergenza-urgenza e dei pronti soccorsi in Italia. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione in videoconferenza sia dei deputati che dei soggetti auditi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Partecipa all'audizione odierna il dottor Rosario Maria Gianluca Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Ricordo che allo svolgimento della relazione, da contenere entro 10 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati, alle quali seguirà la replica del soggetto audito.
La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola al dottor Rosario Balastro. Prego. Non la sentiamo, Presidente. Deve attivare l'audio. Mi sentite adesso? Adesso sì, grazie. Grazie, grazie e mi scusi, signor Presidente. Onorevoli deputati, è un grande piacere per me poter rappresentare oggi la Croce Rossa Italiana davanti a questa aspettabile commissione e portare il contributo in rappresentanza degli oltre 150.000 volontari e volontarie, la gran parte dei quali è giornalmente impegnata in attività di emergenza-urgenza. La situazione della medicina dell'emergenza urgenza e dei pronto soccorso in Italia è un argomento particolarmente complesso, sia perché riguarda la vita di ogni singolo individuo e il concreto riconoscimento del diritto alla salute, dell'equo e tempestivo accesso ai trattamenti medici, così come è riconosciuto la nostra Carta fondamentale, sia perché nel campo dell'emergenza urgenza partecipano e collaborano numerose figure professionali, le quali lavorano in contesti particolarmente delicati e nella maggior parte dei casi in condizioni di lavoro stressanti, come puntualmente ricordato dal programma di indagine della Commissione. Con una disseminazione capillare su tutto il territorio nazionale, la Croce Rossa Italiana garantisce un presidio in moltissime comunità, laddove da diverso tempo i cittadini si rivolgono alle organizzazioni del terzo settore e più in generale a quello straordinario tessuto di associazioni nazionale per ricevere risposte a dei bisogni che i servizi sanitari locali in alcune circostanze non riescono a soddisfare nella loro interezza. Il terzo settore ha sviluppato e implementato le sue capacità di leggere e intercettare le istanze del territorio e non solo in campo sanitario ma anche in quello sociale, offrendo così alle persone un supporto che va di fatto oltre i servizi erogati. A sostegno di quanto appena espresso, vorrei cogliere questa straordinaria opportunità di potermi rivolgere ad un uditorio così qualificato per illustrare alcune iniziative in fase sperimentale promosse dalla Croce Rossa Italiana che ci auguriamo possano rappresentare un modello virtuoso di collaborazione fra il mondo del volontariato e le istituzioni e possibilmente uno spunto di riflessione per il legislatore nazionale e regionale nel trovare uno strumento prezioso e superare le criticità del sistema sanitario nel nostro paese. Il pronto soccorso è quella unità operativa ospedaliera dove si garantisce la prima valutazione e diagnosi per l'assistito, per poi determinare il percorso più idoneo per il paziente, a seconda della gravità del caso. Il sovraffollamento dei presidi di pronto soccorso è dovuto in gran parte ai numerosi accessi delle persone che si rivolgono ai presidi di emergenza anche in caso di condizioni cliniche di bassa entità, classificabili in codici bianchi e verdi. Un recente progetto della Croce Rossa Italiana, che ha visto la collaborazione dell'associazione con un'azienda sanitaria locale, aveva l'obiettivo di sostenere la delicata attività di triage del pronto soccorso, mettendo a disposizione un'equipe di medici e infermieri che si sono occupati principalmente dei codici bianchi e verdi. I medici e gli infermieri della Croce Rossa Italiana hanno potuto visitare i pazienti e dar loro assistenza, agevolando il lavoro del personale sanitario e permettendo un alleggerimento del flusso all'interno della struttura. Il risultato è stato sicuramente quello di velocizzare le visite, evitare lunghe attese e provocare il minor disagio possibile sia agli operatori sia ai cittadini. Un elemento chiave di questa iniziativa volutamente riproposto in un altro progetto che si illustrerà in seguito è quello della comunicazione fra la struttura ospedaliera, il paziente e l'accompagnatore del paziente. Mantenere un flusso di informazioni sulle condizioni del paziente, specialmente tra il personale dipendente che opera nel pronto soccorso e gli accompagnatori, è diventato un elemento fondamentale per attenuare il senso di preoccupazione e di abbandono che spesso i cittadini provano, rimanendo in attesa anche per molte ore nei presidi di pronto soccorso. Con il supporto dei nostri volontari e volontarie si è potuto garantire questo flusso di informazioni e questo tipo di attività, agevolandolo e rendendo più collaborativa la presa in carico del paziente, limitando così l'esposizione degli operatori sanitari a fenomeni di aggressività e di violenza. È doveroso soffermarsi su quest'ultimo importante argomento, inerente alle aggressioni e agli atti di violenza nei confronti degli operatori sanitari, assistenziali e sociosanitari. Il fenomeno delle aggressioni rappresenta un vero e proprio rischio lavorativo
che richiede un impegno costante da parte della struttura sanitaria e delle istituzioni. La Croce Rossa Italiana nel dicembre 2018 ha lanciato la campagna nazionale Non sono un bersaglio e istituito un osservatorio sulle aggressioni ai propri operatori. Dopo una prima valutazione dei dati raccolti dall'osservatorio, si sono sviluppate ulteriori attività che riguardano la corretta informazione degli operatori, la realizzazione di un percorso formativo ad hoc sul tema della violenza contro gli operatori sanitari e la promozione di collaborazione e partenariati con soggetti terzi, pubblici e privati, per la promozione di una campagna di informazione. L'obiettivo è quello di salvaguardare in ogni modo, in caso di conflitto anche internazionale, l'assistenza sanitaria, la protezione e il rispetto del personale, strutture e mezzi sanitari. In tale quadro la Croce Rossa Italiana ha offerto il suo contributo durante la scorsa legislatura nell'iter approvativo della legge 113/2020, sottolineando come l'intervento del legislatore dovesse includere anche la sensibilizzazione e l'educazione della popolazione, oltre che inasprire le sanzioni per prevenire condotte violente. Il processo di sensibilizzazione della popolazione sul tema della prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari non può prescindere dal corretto funzionamento dei presidi sanitari medesimi, riuscendo ad evitare tempi lunghi nelle cure e nelle prenotazioni delle prestazioni. In un recente progetto in via di definizione, che la Croce Rossa Italiana sta implementando con aziende sanitarie e ospedaliere in una regione, si cerca di intervenire anche sugli aspetti non emergenziali della presa in carico del paziente, con l'obiettivo di agevolare il più possibile l'accesso dei cittadini nelle strutture ospedaliere. Nello specifico, l'associazione ha previsto di mettere a disposizione delle strutture sanitarie più complesse propri volontari e volontarie che si occuperanno di accompagnare le persone più fragili negli ambulatori, di fornire le informazioni necessarie per accedere alle visite e di essere a disposizione degli utenti nel caso in cui abbiano difficoltà a orientarsi nella struttura sanitaria. Il fine ultimo di questo progetto è proprio quello di umanizzare la presa in carico del paziente, agevolando anche eventuali caregivers nell'impegnativo e spesso stressante accesso a ospedali e strutture di particolare grandezza e complessità organizzativa. In previsione di attuare un progetto organico di riforma dei servizi di emergenza e urgenza sanitaria, ferme restando le competenze regionali in materia, oltre alla necessaria valorizzazione dell'operato e della professionalità di coloro i quali lavorano in prima linea, è fondamentale riconcepire la distribuzione e le capacità di risposta dei presidi sanitari territoriali, prevedendo che le patologie minori possano essere prese in carico da strutture sanitarie di prossimità maggiormente diffuse sul territorio. Una delle motivazioni che porta la cittadinanza a rivolgersi agli ospedali è proprio quella di considerare queste strutture le uniche idonee, anche per completezza di mezzi e tecnologie, a prendere in carico il paziente. Questa tendenza di rivolgersi agli ospedali e ai presidi di pronto soccorso è dovuta in gran parte alla sfiducia che i cittadini nutrono nelle strutture minori, nella medicina generale e nella difficoltà di effettuare visite specialistiche nel breve periodo. Una nuova programmazione della rete di emergenza e urgenza non può prescindere da un potenziamento delle strutture sanitarie locali, da una gestione efficiente delle liste di attesa e da un più generale sviluppo di politiche sanitarie locali che pongano al centro la persona. Inoltre, tra i futuri progetti dell'associazione ci sarà anche la realizzazione di RSA di sollievo, dove ospitare pazienti in condizioni di fragilità, garantendo uno standard socioassistenziale di livello. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta un'occasione fondamentale, forse irripetibile, per l'entità delle risorse a disposizione, necessarie al fine di perseguire concretamente una riforma in tale campo. Potenziare il sistema sanitario nazionale, allineando i servizi ai bisogni delle comunità e dei pazienti, rafforzando le strutture e i servizi sanitari di prossimità e domiciliari, riteniamo debba essere considerato fondamentale. Per garantire la massima e puntuale assistenza ad una popolazione anziana con patologie croniche e non autosufficienti, bisognerà sviluppare e potenziare i servizi di prestazione assistenziali a domicilio. Si pensi all'importanza della telemedicina, ai progressi di alcune tecnologie, grazie alle quali è possibile monitorare a distanza le condizioni di salute delle persone e, se necessario, coinvolgere le strutture di emergenza. Questa visione di sanità di prossimità non dovrebbe coinvolgere solamente il sistema dei servizi sanitari e sociali territoriali, ma anche gli altri attori della società civile, come le associazioni di volontariato, le imprese sociali, più in generale il terzo settore. Lo sviluppo di un nuovo modello di assistenza sanitaria permetterebbe inoltre di raggiungere anche le periferie della città e quei territori che per caratteristiche geografiche costringono le popolazioni locali
a spostamenti difficoltosi e viaggi estenuanti. In conclusione, la Croce Rossa Italiana e il terzo settore sono pronti a offrire il proprio contributo con modelli nuovi che possono affiancare lo Stato nel garantire quel diritto alla salute riconosciuto e tutelato dalla Costituzione. Auspichiamo che una riforma preveda una stretta collaborazione col terzo settore che si dimostra quotidianamente attore insostituibile sia nella gestione delle emergenze che in quelle quotidiane di assistenza. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Presidente. Se il documento che ha letto può farcelo avere come in copia, sarebbe utile per i lavori poi finali della Commissione. Sarà inviato entro le 15. Ok, grazie. Volevo chiederle una cosa, poi sento se i colleghi qualcuno vuole intervenire. No, questi progetti di cui lei ha parlato di aiuto e sostegno sia ai pazienti che ai familiari nei pronti soccorso sono già attivi in alcune regioni o sono in fase di sperimentazione? Sono attivi da qualche anno all'interno della regione siciliana e stanno per attivarsi nella regione Lazio. No, sapevo che la regione Lazio ha approvato una delibera proprio in questo senso di presenza della Croce con la Croce Rossa, di presenza, perché è sicuramente uno dei temi e delle difficoltà quello di informare i familiari, i pazienti dei pazienti delle condizioni, perché è chiaro che quando un familiare sta dentro il tubo del pronto soccorso diventa difficile sia per l'ansia e sia per tutto quello che in qualche modo si può sviluppare, quindi, ma è anche un aiuto, come lei ha detto, al personale sanitario che opera e può operare concentrandosi solo sul paziente. Quindi no, veramente saremmo interessati anche a seguire un po' i dati di questa azione che state facendo, perché è sicuramente molto importante. La ringrazio. Grazie a lei. Ci sono colleghi che vogliono fare domande? No, mi pare di no, quindi la sua relazione è stata molto chiara. La ringrazio. Buon lavoro alla Croce Rossa Italiana per il lavoro Grazie, straordinario Presidente. Che fa, e dichiaro conclusa l'audizione. Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza urgenza e dei pronti soccorsi in Italia. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione in videoconferenza sia dei deputati che dei soggetti auditi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Partecipano all'audizione odierna il dottor Niccolò Mancini, presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze ANPAS, e il dottor Jacopo Fiorentini, presidente dell'ANPAS Emilia Romagna. Saluto e ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito della Commissione. Ricordo che allo svolgimento della relazione, da contenere entro 10 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati, alle quali seguirà la replica del soggetto audito. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola ai nostri ospiti. Prego. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio io per l'invito ad essere auditi oggi da questa commissione. Sono Niccolò Mancini, presidente nazionale di ANPAS, l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. Con me è Jacopo Fiorentini, presidente regionale del Comitato ANPAS Emilia Romagna. ANPAS è una rete nazionale di volontariato che aggrega circa 950 associazioni territoriali con sedi dall'estremo nord all'estremo sud del nostro paese, che operano da oltre 150 anni nell'ambito del soccorso sanitario in emergenza urgenza, del soccorso ed assistenza
assistenza sanitaria in genere, sociale, sociosanitaria, di protezione civile, nella formazione ed educazione e molto altro. L'attività di ANPAS è portata avanti attraverso l'opera volontaristica di oltre 100.000 volontari, 500.000 soci e 5.000 collaboratori dipendenti. La nostra rete di volontariato, assieme alle altre maggiormente rappresentative, si occupa da sempre di un'azione sussidiaria a quella del servizio pubblico sanitario, nell'attività di soccorso territoriale, extraospedaliero, di emergenza e urgenza. Si pensi che in molte regioni i volontari delle nostre organizzazioni sono presenti nel 95% degli interventi di risposta alle chiamate di richiesta di soccorso ricevute dalle centrali 112 e 118 rispetto a morbosità di tutte le forme e grado, in autonomia o in integrazione ai professionisti sanitari, medici e infermieri. Le nostre osservazioni e proposte in ordine alla situazione della medicina di emergenza urgenza e del pronto soccorso prendono spunto dall'evidenza che in una situazione di ampia criticità come oggi è manifesta, il mondo del volontariato organizzato e formato può continuare ad offrire un fondamentale contributo come ha sempre fatto. La convinzione è che per adeguare e sviluppare un sistema sanitario nazionale efficiente ed efficace rispetto alle emergenti criticità occorra costruire consapevolezza e quindi cultura tra i cittadini circa il funzionamento del sistema stesso, le possibilità di accesso, l'adeguatezza dei percorsi rispetto all'esigenza manifestata e quindi offrire la competente risposta che i nostri professionisti sanitari sono in grado di dare. Rispetto alla carenza del personale sanitario, il volontariato organizzato e formato, ovviamente per ciò che concerne le proprie competenze, può offrire in termini numerici e qualitativi un supporto sussidiario ai professionisti che operano nei sistemi di emergenza urgenza, negli ambiti del soccorso e dell'assistenza extraospedaliera, ma anche nella gestione organizzativa dei percorsi. All'interno delle associazioni di volontariato si formano e si sono formati soprattutto tra i cittadini più giovani quelle sensibilità e competenze che maturano e sfociano nelle professioni sanitarie che spesso vanno poi a confluire proprio nelle aree di specializzazione di cui oggi si tratta. Moltissimi volontari maturano nell'esperienza di volontariato la scelta di dedicarsi, nel caso specifico delle pubbliche assistenze, alle professioni sanitarie, confluendo poi nei percorsi di laurea e specializzazione che li porteranno ad essere professionisti dedicati all'emergenza urgenza. Occorre quindi, a nostro giudizio, incentivare questo tipo di partecipazione anche attraverso il riconoscimento delle competenze maturate nel percorso da volontari e supportare fin dalla scuola l'inserimento di questi percorsi di volontariato, avendo chiara evidenza che tale scelta porterà a due prime soluzioni: una maggiore consapevolezza come cittadini e l'incremento delle vocazioni professionali d'area specifica. Ed ancora su questo tema, perché viene da domandarsi perché non agevolare l'accesso ai percorsi di laurea e specializzazione per coloro che questa vocazione l'hanno appunto maturata? In tema di aggressione al personale sanitario vi è evidenza di come soccorritori volontari che operano sul territorio siano anch'essi vittime di tali nefasti ed inaccettabili eventi. Riteniamo che oltre alle azioni focalizzate all'accrescimento della sicurezza fisica, degli ambienti, al rafforzamento delle pene connesse a tali tipi di reato e alla loro procedibilità, è senza dubbio necessaria anche in questo caso un'azione culturale che educhi il cittadino alla comprensione del percorso di assistenza e delle problematiche e difficoltà ad esso connesse e che lo accompagni. In questo senso più volte il mondo del volontariato si è reso disponibile a collaborare per la divulgazione di concetti e buone pratiche partendo dalla scuola, dai luoghi di lavoro, dallo sport e da molti altri contesti.
E anche in questo caso la scelta di promuovere campagne di sensibilizzazione e conoscenza verso i cittadini rappresenta senza dubbio un ambito nel quale il mondo del volontariato può certamente offrire un ampio contributo di lunga prospettiva. Circa l'appropriatezza degli accessi al pronto soccorso, si può fare riferimento a due ambiti principali di potenziale adeguamento, sempre quello della consapevolezza dei percorsi e dell'effettiva risposta, e dall'altra parte quello dell'effettiva risposta del sistema. Il cittadino edotto sul percorso orientato rispetto al bisogno di cura urgente e non urgente, rappresenta un elemento fortemente incidente sul numero d'accessi. D'altra parte, tuttavia, risulta indispensabile che le persone trovino assistenza sul territorio prima di maturare la scelta di non poter far altro che accedere ai pronto soccorso. Indispensabile quindi il rafforzamento della continuità assistenziale extraospedaliera che supporti il cittadino nella scelta e lo orienti verso le reti dei servizi territoriali. Occorre quindi conseguentemente una riorganizzazione della continuità assistenziale adeguatamente formata alla gestione dei problemi non emergenti, urgenti e supportata da piattaforme di telemedicina e dalla possibilità di porre in atto processi prescrittivi dematerializzati. La domiciliazione rapida e non di alcuni interventi in ambito diagnostico e nel trattamento della cronicità e quindi rivolte in particolar modo a pazienti fragili. Interessanti in questo senso, tra le molte esperienze, alcune sperimentazioni, ad esempio di radiologia domiciliare, messe a terra in Regione Toscana e che hanno visto la collaborazione, il supporto e il coinvolgimento di organizzazioni di volontariato a supporto dell'attività tecnico-sanitaria. Relativamente alla dimensione di presidio territoriale, ricordo come le associazioni delle reti nazionali di volontariato rappresentino una fitta e capillare maglia di presidi fisici sul territorio. Pensate che solo ANPAS ne conta oltre 1200. Presidi che sono spesso noti alla cittadinanza e presenti anche in aree più remote. Essi quindi possono ospitare ed espletare funzioni di supporto ed orientamento del cittadino se inserite in azioni di coprogrammazione e coprogettazione adeguatamente supportate e concertate. In ultimo, mi corre obbligo di richiamare l'attenzione in questa ampia riflessione al necessario riconoscimento delle reti nazionali di volontariato e dei soccorritori di essere parte integrante del nostro sistema di risposta pubblica ai bisogni sanitari e non solo. I soccorritori espletano quotidianamente la loro attività da tempi che precedono la costituzione dello stesso sistema sanitario nazionale e ovviamente di quelli regionali. Essi si sono formati e perfezionati e tutt'oggi continuano ad offrire un contributo sussidiario senza il quale il nostro sistema di soccorso e assistenza extraospedaliera sarebbe in difficoltà e la qualità di risposta del servizio non potrebbe garantire pari capillarità, efficacia ed efficienza. La natura volontaristica dell'opera prestata richiede tuttavia che le azioni che si vogliono porre in atto siano condivise, rapportate e sostenibili economicamente e nel merito dei contenuti. Occorre che alle reti nazionali del volontariato sanitario sia mantenuta e riconosciuta la facoltà di formazione e certificazione degli specifici percorsi formativi e certificativi. Ovviamente, e qui concludo, ANPAS è pronta ad offrire il proprio supporto e contributo. Grazie. Grazie Presidente. Non so se ha mandato già il documento scritto. No, perverrà Ce lo invia. assolutamente. Grazie. Chiedo ai Grazie. colleghi deputati se vogliono fare qualche domanda. Mi pare che la relazione sia stata molto chiara, sappiamo bene e conosciamo il lavoro importante che voi svolgete, sicuramente ne terremo conto alla fine della nostra indagine conoscitiva e anche del vostro contributo, chiaramente.
Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito e dichiaro concluse le audizioni odierne.